Miracle, na 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 Miracle. Ciao ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega Wow! Come state? Che state facendo? Oggi ho dato a Lilla una prova molto difficile. Tutti vanno pazzi per i gioielli delle Miracle. E allora mi sono chiesto, si riusciranno a creare con un do it yourself? Lilla, questo è compito tuo, ce la puoi fare! A dopo! Quello che mi chiedi è una vera e propria sfida ed io l'accetto. Non so come verrà, ma ho idea che il risultato sarà una favola. Vediamo un po' cosa ci serve. Allora, vediamo come imitare e personalizzare i gioielli delle Miracle Toons. Per farlo penso proprio che creerò dei cristalli veri in casa, usando il laboratorio scientifico della fabbrica dei cristalli. L'interno è un vero e proprio laboratorio. Ci sono guanti per gli esperimenti, pipette, una lente, componenti per creare i cristalli. E allora, diamoci da fare! Oh, vediamo se ho tutti gli ingredienti. Gesso, allume di potassio, i miei misurini, la spatolina di legno, un colorante, all'interno c'è già il verde, ma voi potete usare quello che volete, gli alimentari sono perfetti come coloranti, quindi li trovate al supermercato, pipetta di Pasteur e una spatolina. Possono mancare glitterini e smalti nei nostri progetti? Assolutamente no! Per prima cosa prendo 2 ml di allume di potassio e verso il tutto nel misurino grande. E adesso vado a prendere il gesso, me ne servono 20 ml. Una volta misurati i 20 ml, unisco al mio precedente peso. Metto un attimo da parte quello che ho ottenuto e vado a prendere un po' di pasta modellabile. Questa non è nel kit, dovete farla voi, oppure se l'avete in casa usate quella. Ne prendo una piccola quantità e la stendo con le mani. A che cosa serve, vi state chiedendo? Ve lo dico subito, ho intenzione di fare la mia formina direttamente dai gioielli delle nostre ragazze. Se ovviamente non avete già questo gioiello della musica, potete disegnare su un pezzo di carta la sagoma e poi fare la stessa identica procedura. Una volta schiacciato per bene, tiro su e voilà! Ho creato una formina perfetta dove andare a mettere il materiale che stiamo per fare. Ripeto l'operazione perché voglio più di una formina a forma di gioielli della musica. Torniamo al nostro misurino. Stiamo per fare una colata di gesso, quindi dovremmo essere piuttosto rapidi. Ma questo è anche il momento in cui possiamo aggiungere i colori. Ad esempio, io aggiungerò una goccia di colorante verde. Lo farò utilizzando la pipetta di Pasteur, ne basta veramente una gocciolina. E adesso momento cruciale, prendo il mio misurino e conto 6 ml di acqua. Mi preparo a versare e a girare. Giro bene finché tutto diventa omogeneo. Una volta che avrete mischiato, andate a prendere la vostra formina e rapidamente versate il contenuto dentro. Aiutatevi ovviamente con la spatolina. Il restante lo butto tutto dentro la stella che è all'interno del kit. È una bella formina e spero che verrà deliziosa. E adesso sia per la stella che per il nostro gioiello dovremo aspettare 2 ore che tutto si secchi. Del resto per le cose belle ci vuole pazienza. Aspettando con pazienza 2 ore, questo è il risultato. Abbiamo 2 forme perfettamente solide. Pronti quindi a passare alla seconda parte, quella della cristallizzazione? Andiamo a prelevare 20 ml di allume di potassio. Trasferisco adesso la mia polvere dentro il misurino grande e vado ad aggiungere l'acqua. Vado ad aggiungere 50 ml di acqua calda. Siccome l'acqua calda va scaldata, mi raccomando, fatti aiutare da un adulto, così non ti brucerai. 1 e 2. Con una spatolina vai a girare il composto finché non sarà tutto sciolto. Quando vedrai che è tutto bello sciolto, lascialo riposare per 10 minuti. Mentre l'allume di potassio si riposa, andiamo a sformare i nostri calchi in gesso. Eccolo qui! Wow, sembra venuto benissimo! Posiziono la stella in un recipiente, io uso ad esempio un bicchiere di plastica. E adesso vado ad usare la mia soluzione. Pronti? Via. E ora che è così inondata di soluzione, la lascio riposare per 24 ore. È ora di posizionare anche la nostra nota. Stesso procedimento di prima, mettiamolo in un contenitore e poi versiamo la soluzione. Questa volta però voglio renderla più verde, in modo che i cristalli che verranno saranno sicuramente molto molto preziosi.
E ora copriamo tutto. Siccome l'attesa è lunga, vado adesso ad occuparmi della seconda formina. Vi ricordate, ne avevo fatte due infatti, e la vado a decorare con i colori che desidero. Per prima cosa mi occupo di spennellare la parte dietro del mio gioiello e lo lascerò ad asciugare. Parte posteriore fatta, giriamo e andiamo a decorare la parte anteriore. Avvicino il mio gioiello per avere un modello e con un po' di Vinavil vado a spennellare tutte le zone dove voglio che aderiscano i miei glitterini. Non occorre essere precisi, ma il pennello sicuramente vi aiuterà. È il momento di cospargere di brillantini. Siete soddisfatti? Lasciate asciugare per almeno una decina di minuti. Già così la nota è bellissima, ma ora dobbiamo andare a dipingere di rosa i nostri contorni. Lascia asciugare una parte e poi passo alla successiva. Ed ecco qui i tuoi gioielli della musica, sono assolutamente brillanti e sono un sacco carini. Ovviamente puoi personalizzarli aggiungendo degli adesivi, altre pagliette e tutto quello che desideri. E adesso metto in ordine tutto e aspetto il risultato dei miei cristalli. Ebbene sì, sono passate 24 ore, prendo la lente che c'è all'interno del kit perché potrebbe servirmi e quello che devo fare adesso è semplicemente svuotare il contenuto e andare a vedere che cosa rimane. Prendo della carta assorbente in modo che il mio tavolo non si sporchi e vado a tirare fuori la prima. Ah, è piena di piccoli cristalli. Ecco qui la formazione di cristalli della mia stella. E molti sono rimasti nel fondo e vado a recuperare perché voglio attaccarli sopra la mia stella. Guardate che belli! Sembrano quasi dei diamanti e ovviamente attraverso la lente potrete vedere che forme geometriche sono venute fuori. Addirittura una piramide, a questo punto non vedo l'ora di andare a vedere che fine ha fatto la mia nota. Ecco il risultato della nota. Anche la mia nota ha dei cristalli irregolari, sono venuti però più grossi e sono assolutamente adorabili. A questo punto, secondo me, dobbiamo andare a decorare la nota se vogliamo farla diventare davvero un gioiello. Visto che è verde, sceglierò uno smalto oleografico sempre sui toni del verde e procederò come ho fatto con la precedente nota. Siccome è un gioiello magico, voglio esagerare e vado anche a mettere una spennellata di glitter. Ed ecco qui il risultato. Allora ragazzi di Mega Wow, quale preferite? Che ne dite? Abbiamo personalizzato i nostri gioielli? Fammi sapere anche se ti piacciono di più i cristalli bianchi o quelli verdi. Il nostro DIY finisce qui, ma noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao ciao! Non ci posso credere! Lilla è riuscita a riprodurre i gioielli delle Miracle! Miracle! Na 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 na, Miracle! Anche a me piacerebbe creare tutti questi lavoretti. Ma con gli zoccoli faccio sempre dei gran pasticci. Però con gli slime sono bravissimo! Ciao amici! Mettete like e iscrivetevi al canale! A domani! Ciao! Miracle! Na 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 na, Miracle!